Nelle scorse ore sono trapelati i primi video promozionali della nuova app di disegno in funzione. Quest'oggi vi do la possibilità di installarla e provarla in anteprima. Per chi non lo sapesse, Paint è uno degli storici programmi preinstallati in Windows. Permette di disegnare, colorare e apportare piccoli ritocchi alle immagini. Pur trattandosi di un'app ancora in fase di sviluppo, è molto stabile, ha una nuovissima interfaccia in linea con lo stile di Windows 10, è perfetta per l'uso con il touch o la penna ed ha molte più funzioni rispetto a quelle attualmente preinstallate in Windows. Le caratteristiche principali di Paint per Windows 10 sono le seguenti: apertura e modifica delle file immagini JPG, PNG, BMP e altri ancora, ritaglio e rotazione di un'immagine, modifica delle dimensioni di un'immagine, scelta della tipologia e della dimensione della penna, della matita o del pennello, colore esadecimali, tasto personalizzabile, carattere, dimensione, colore, colore di sfondo, centratura, grassetto, corsivo, sottolineato, forme in 2D e altamente personalizzabili. Avviate lo store, cliccate sul vostro account, entrate in impostazioni e disattivate l'opzione aggiorna le app automaticamente. Scaricate ed estraete alla radice del disco locale C l'archivio Paint Windows Blog Italia dal link che trovate in descrizione. Digitate nel box di ricerca di Cortana Windows PowerShell e avviatelo. Digitate il seguente comando. Premete il tasto invio e attendete fino al completamento dell'operazione. Nel menu Start apparirà la nuova app Paint Preview. Avviate lo store. Cliccate sul vostro account. Entrate in download aggiornamenti, quindi controllo aggiornamenti. Il Windows Store troverà l'aggiornamento dell'app Newcastle. Non installatelo, altrimenti l'app verrà rimossa e dovrete installarla nuovamente. Cosa ne pensate della nuova versione in arrivo di Paint per Windows 10? Fatemelo sapere nei commenti. Yeah.